Con le vittorie si cura, lavora con più tranquillità durante la settimana, con meno nervosismo, con più attenzione, e per noi ogni vittoria è straimportante. Ma prima di tutto, come abbiamo detto 2 o 3 mesi fa, avere una determinazione, altissimo livello, e essere consapevoli che dobbiamo incontrare ogni partita a modo giusto, molto molto più essere competitivi rispetto all'anno scorso. Qualche volta si vince, qualche volta si perde, ma come un obbligo rimane dare 100% ogni partita. Fino adesso abbiamo fatto bene. Ci sono gli ultimi 2 allenamenti, l'ultimo allenamento domani per finire la nostra preparazione, ma io sono soddisfatto che cosa abbiamo fatto fino adesso, e sono rimaste le ultime cose, piccole cose, per completare il nostro game plan, diciamo così. Vediamo, secondo me incontreremo la partita a modo giusto. Ovviamente è una partita più stimolante del solito contro la mia ex squadra. Loro vengono dal periodo non positivissimo, mentre noi vogliamo continuare a fare sempre meglio. Ti mando ogni giorno i dettagli che ci sono mancati in partita. Sarà comunque una partita difficile, la rese nonostante gli manchi forse Ferrero, De Vico sicuramente, comunque una squadra competitiva che non mollano mai, e quindi sarà una partita difficile. Sì. Ogni domenica, step by step, riesco a conquistarmi sempre i punti importanti. Il coach si vede che ha fiducia, io ce l'ho da lui, la squadra ci aiutiamo a vicenda tutti quanti, e quindi il lavoro va benissimo, penso che mi trovo bene, sono molto contento. Matteo, pochi minuti fa è arrivata la notizia della positività di 5 giocatori di Cremona, non so se l'avete saputo. Adesso, quali sono le vostre sensazioni adesso, visto che la partita potrebbe anche prendere altri risvolti, diciamo? Le sensazioni sono quelle che speriamo di non averci, perché sapevamo che Cremona era messa benissimo, qualcuno aveva qualche sintomo prima della partita, quindi l'ansia ce l'avevamo. Adesso che ce n'è 5 positivi, ci aspettiamo domani.